25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, un momento anche per ribadire ulteriormente quello che è il nostro quotidiano impegno di contrasto a questo odioso fenomeno. Il coordinamento Donne CISL è da tempo proprio impegnato in attività di sensibilizzazione, ma anche attraverso azioni concrete come i corsi autodifesa portati proprio su tutto il territorio calabrese, rivolti tutte le donne, corsi gratuiti, organizzati anche insieme al sindacato di polizia e alla Filca CISL, una categoria della CISL, e anche i nostri presidi, i nostri sportelli Sostegno Rosa, presenti nel territorio di Reggio Calabria, presenti su Cosenza, presenti anche a Ciro Marina, lo sportello Sostegno Rosa porta proprio il nome di Antonella Lettieri, la giovane uccisa barbaramente proprio nella giornata della festa della donna. È un momento anche per rafforzare oggi il nostro impegno attraverso la realizzazione, abbiamo pensato anche di realizzare altri sportelli di sostegno nella zona di Catanzaro, nella zona di Vibo e su Giovanni in Fiore. Oggi abbiamo siglato anche questo importante protocollo d'intesa con il SIULP che prevede un percorso di sensibilizzazione mirato a tutti i cittadini. Il percorso si chiama infatti Camminiamo insieme per la via della legalità, verrà portato, come dicevo, nelle scuole, nei comuni. E affronteremo una molteplicità di temi, parleremo di bullismo, parleremo di legalità, parleremo di volontariato, parleremo di solidarietà e parleremo anche di azioni di contrasto al fenomeno della violenza sulle donne. I dati mettono i brividi, seppur in calo rispetto a 2 anni fa, i dati del 2017 rimangono comunque drammatici. È un'emergenza sociale. Noi riteniamo che sia assolutissimamente indispensabile fare rete, quindi azioni di sinergia. A tal proposito abbiamo anche sottoscritto importanti protocolli d'intesa con l'Associazione dei Sociologi Italiani, abbiamo anche sottoscritto il protocollo d'intesa con la Fondazione Roberta Lanzino, proprio per lavorare fianco a fianco proprio sui temi di sensibilizzazione. Quindi importante la sensibilizzazione sociale, ma noi chiediamo soprattutto maggiori risorse per i centri antiviolenza, chiediamo la valorizzazione delle case rifugio, proprio per dare poi alla fine un aiuto valido e concreto alle donne vittime di violenza. La nostra attività è finalizzata anche al contrasto dell'isolamento sociale. Per questo motivo abbiamo portato avanti importanti progetti come il Viaggio nei Saperi, dove noi realizziamo corsi e laboratori gratuiti rivolti a tutti i cittadini per affrontare proprio i temi che stanno più a cuore alle donne.